accontentarsi di tirare avanti con un'esistenza dal passato glorioso, ma dal presente mediocre, traumatizzato e dal futuro incerto. È questo che l'arcivescovo dalla sua cattedra chiede alla Milano distratta, pronunciando un'omelia forte che risveglia le coscienze e richiama il dovere di essere cittadini aperti, solidali, consapevoli, testimoni di una speranza più grande e più affidabile. La celebrazione del Corpus Domini ai tempi del virus, senza processione, con i fedeli riuniti in Duomo nel numero previsto dalle normative per la fase 2, con piccole rappresentanze dei tradizionali membri delle confraternite e degli ordini cavallereschi, i rappresentanti di associazioni pubbliche, del volontariato, delle università e delle istituzioni, di autorità militari e civili, in prima fila siede il sindaco di Milano Giuseppe Sala, è comunque un momento intenso di riflessione intorno al corpo del Signore. Concelebrano alcuni vescovi, il Consiglio Episcopale Milanese, i canonici del capitolo metropolitano e i rappresentanti dei decani, non mancano i diaconi. E l'omelia è quasi un inno a Milano, fin dal suo titolo, vivi, terra benedetta da Dio, vivi nella vita di Dio. Vivi, Milano, vivi oggi. Non puoi solo aspettare che sia passata l'epidemia, che venga l'estate, che venga settembre, vivi oggi. Vivi, non accontentarti di sopravvivere, di tirare avanti, di dire vedremo, speriamo. Vivi con tutta la gioia di essere viva, con tutta la responsabilità di mettere a frutto le tue risorse, con tutta la tua intelligenza per fare bene il bene. Vivi, città vivace, creativa, solidale, accogliente, colta, operosa. Vivi con quel senso della misura e del realismo che sanno della vita, della sua grandezza e della sua fragilità, delle sue ombre e delle sue luci. Vivi nell'inquietudine di non essere mai soddisfatta. Vivi città con gente troppo ricca e gente troppo povera. Offri ai ricchi il cruccio di come restituire, infondi nei poveri la fierezza di una vita degna. Resistendo anche a quel disinteresse ripiegato su se stessi che suggerisce l'egoismo, la chiusura, mentre, seppure duramente provati, occorre scuotersi. Contrasta chi suggerisce che è meglio di vivere di rapporti precari che della fedeltà che accoglie la vita. Vivi e incoraggia chi genera vita, offri casa alla famiglia, offri ai bambini le condizioni per crescere bene, per crescere insieme. Vivi Milano, vivi! È questa la via rinnovata, o meglio nuova, che è necessaria anche per la conoscenza di ciò che siamo stati, suggerisce l'arcivescovo, che cita San Carlo nel suo memoriale dopo la tragedia della peste. Conosci Milano, cioè riconosci che la tua vita, la tua gloria, la tua potenza, il tuo prestigio sono precari e insicuri se non trovano una radice più profonda delle tue qualità e delle tue risorse. E infine l'ascolto. Questo vorremmo, sottolinea ancora il vescovo Mario, dire alla città distratta, alla città scoraggiata. Ascolta, Milano, la voce del Signore che semina in te un principio di comunione, una vocazione all'incontro. Poiché, dice Paolo, vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Ecco perché celebriamo l'Eucaristia in questa sera del Corpus Domini. Ecco perché sostiamo in adorazione. È che noi vogliamo ascoltare la voce del Signore. Vogliamo imparare ad essere eco di questa voce nella vita di questa città che si sta riprendendo dal trauma e che si domanda cosa sia successo e cosa succederà. Questo vorremmo dire
Ascolta, Milano, il Signore c'è e ti parla e ti promette vita eterna. Ascolta, Milano, e riconosci motivi per aver fiducia nella provvidenza. Ascolta, Milano, e ricevi grazia e forza perché dei molti si possa fare un unico popolo, un cuore solo e un'anima sola. Tanti volti come quelli delle tre preghiere e testimonianze, ispirate rispettivamente all'Eucaristia memoriale della Pasqua, l'Eucaristia sacramento del suo amore ed Eucaristia pane del cammino, che si alternano tra le intercessioni e l'adorazione personale del Santissimo, posti in altare maggiore nel tipico ostensorio ambrosiano a forma di tempietto. Parlano il cappellano dell'IRCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico, Don Giuseppe Scalvini, poi Serena Bussoni, medico in reparto Covid al San Carlo. Ti ringraziamo perché abbiamo visto germogliare e crescere, forti come querce, i semi della collaborazione tra di noi e della solidarietà verso il prossimo. Continua a nutrire questi alberi come doni che rimangano radicati in noi per sempre. Perdonaci per quando abbiamo indurito il cuore e ci siamo tirati indietro. Donaci un cuore di carne. Infine Lucia Ottani, mamma, nonna, già dirigente medico, ministro straordinario dell'Eucaristia. Accordo.